Oh, lo sto colmando. E dopo quasi 10 settimane in giro per il mondo. Oh, oddio! 10 lunghissime settimane fuori dall'ordinario e dalla routine. No! Matteo Bruno non sta bene, quindi mi dispiace. Siamo tornati. No, 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 no! No, no! Sì, guarda, c'è il grasso. Basta questa cosa. Lunedì. Piano. Questa settimana proverò a riprendere in mano quelle cose di bricolage che a me piacciono tanto. Michael Donatone è un appassionato di bricolage come me. Oggi è arrivato per portarci delle attrezzature dicendo: ho un regalo per voi. Iniziano ad esserci tante attrezzature per il videomaking in questo luogo, ma soprattutto iniziano ad esserci tante produzioni in corso in contemporanea. Quindi, l'altro giorno mi è venuto in mente questa soluzione: costruire un enorme pannello su quella parete con tutti i piccoli magneti su cui mettere i nomi delle cose che utilizziamo, e a seconda di chi esce e che cosa si porta, mettere questi nomi degli oggetti sull'insieme della lavorazione. Costruiamolo apposta. È proprio una messa un muro. È dello spazio nel muro. Ci abbiamo messo sotto un cadavere. Cosa? Quando abbiamo ristrutturato il posto, e quindi è rimasto il bozzo. Si chiamava Piero. In realtà Matteo ha appena trovato una scusa per riprendere in mano il trapano. Farò vedere come sei nato. Ho messo un po' male. Oh sì. In pratica adesso queste calamite verranno tagliate in modo da poterci scrivere sopra Sony Alpha 7S oppure Cavalletto Manfrotto. Poi lo metti o nella lista delle cose che non sono state utilizzate, oppure Lavorazione 1 in Calabria per tua sorella. Le attrezzature poi si spostano nei sottogruppi. Ma noi abbiamo una lista di attrezzature? Posso averla? Va bene. Mi sto sentendo male, eh. Guarda che bello. Qui tutte le etichette. Questo poi metto lì. Madonna che bello, non vedo l'ora che ci siano tutte queste etichette attaccate là sopra. Tutti i colori. Basta, dobbiamo andare via. Domani ho altri lavoretti di bricolage. Martedì. Sento che stiamo riprendendo in mano la nostra vita. Sta tornando la nostra quotidianità di essere stupidi. Noi dobbiamo andare a fare la spesa, che la dispensa è vuota. È vuota. Ma che è sto coso? Ce l'hai la lista della spesa? Andiamo con la macchina di Benji. A pezzo di me. Sai che un po' in qualche modo vi mancava sta cosa di filmare una roba quotidiana? Sempre a filmare sta roba sui gommoni, in mezzo ai monti, in mezzo ai ghiacci. Benedetta, lo senti lo spirito del Natale? Dobbiamo fare l'albero. Deve essere grande come questo, che tra l'altro è bruttissimo. Ma che è? Ma chi l'ha fatto? C'è uno sponsor, è orribile. Guarda qua, guarda qua, la cucchiai per mangiare le zucche. Non so come è successo, sono passati 2 minuti, il carrello è pieno di monnezza. Matteo. Così, missione spesa compiuta, torniamo allo studio. Ci ho scaricato tutto. Toppino. Merde, ma ve siete già mangiato uno. Io non lo so quando finirà questa giornata. Ormai è quasi le 8:30 e siamo ancora tutti qua. Questi stronzi. Ma nel dubbio. Ragazzi, chiudiamo la giornata? Ma non è finita, perché noi stiamo per cenare qui. No! Perché siamo ancora qui. E passiamo a... Aspetta. Mercoledì. Sei un lemure. Bravo. Oddio, sì. Oddio. Oddio. Questa mattina, oddio. Oggi dobbiamo assolutamente continuare con queste opere di bricolage, di riparazioni di cose dello studio. Io lo so che c'è una sola persona che mi supporta. Verissimo, però io a ora di pranzo devo andare via, quindi no. Tu puoi farlo adesso. Un fermaporta, che cazzo, sono 3 settimane che dobbiamo mettere. Madonna che rabbia! Tanto, dove è finito? Alimur. Com'è? Ah! Invece di bucare il pavimento, vogliamo bucare l'immobile? Questo, secondo me. Metti la vitarella! Facciamo di là. No!
Ma non funziona assolutamente. È perfetto, vedo. La poggi e resta ferma. Come tu mangi? Adriano, qui dentro ci sono 4 file a 4 da stampare a colori. Ma che sono? I cartellini per fare la lavagna con tutte le attrezzature. Puoi mandarlo a Frankfurt. Mi sono accorto che non avevo ancora mai aperto il regalo che mi hanno fatto per il compleanno gli altri dogs, che è un calendario dell'avvento con la birra dentro, ogni giorno una birra. Abbiamo alcolismo. Poi devo posizionarlo in un posto corretto. Credo di aver trovato il posto perfetto. Fa schifo qui, però è perfetto. Certo, non c'è scritto niente, non ci sono i numeri. Start numero 1. Un cazzo, vabbè. Oggi è giovedì. Ed è un giovedì che inizia e finisce molto velocemente. Cioè, è già finito. Praticamente siamo stati io e Giovanni tutto il giorno dentro questa stanza che ormai è il nostro nido d'amore. Tu ci scherzi, ma io mi siedo in questa sedia alle 10, mi alzo a pranzo, ci risiedo dopo tipo 40 minuti e mi ci alzo alle 9 di sera. È così che nascono le emorroidi. Basta, forse questo giovedì finisce già. Adesso finisce subito. E passiamo a venerdì. Spesso la settimana, quando parte con molto impegno da parte mia, finisce a mercoledì. Cioè giovedì e venerdì sono proprio l'affettatrice. Dovevamo fare tutta una serie di operazioni che non abbiamo completato. Io ho della fiducia. Le barre filettate sono state comprate. No, non è vero. Bisognerebbe andare da Leroy Merlin adesso. No, Leroy Merlin, vado dal ferramenta qua dietro e comprare le barre filettate. Impazzendo, era proprio necessario uscire un attimo perché, cioè, queste giornate solo al montaggio mi fanno uscire di capoccia. Perfetto, no? Ho comprato una barra filettata. Ho comprato una punta del mero. Il piano è questo: togliere questa barra dove ci sono gli stop. Non reggono in questo muro scadente. E al posto degli stop mettere una barra filettata cementata al muro. Adesso la svitiamo. E serve del saltini. Oh, no, no. Ah, sì, certo, no, il cazzo! Ti metti seduto e ti metti. Ehi! Oh, giustamente svitarlo con noi appeso è come facevamo il coyote. Ragazzi, è un po' sbagliato, ma devi scendere, ho paura. Oddio, oddio. Lo capiamo vivendo. Matteo, potresti farmi. Oddio, che hai rotto. Quando un bullone è troppo stretto, se uno prova ad allentarlo così, non succede niente, vedi? Se invece fai. Ecco, vedi, si è allentato. Se volete incitare questi versi, mettete like. E scrivete nei commenti: porno diva. Porno diva. Porno. Ah, vedi allora. Allentato perfettamente. Con questa punta allargheremo il buco. Lo divarichiamo. Poi ci inseriamo dentro queste calzette di plastica, perché serviranno a contenere questo succo di muro. Con le forbici della punta arrotondata tagliamo questa barra filettata per Giove. Occhiali di sicurezza. Che la puzza, i rumori, regà. Ma che pensate che questo posto si costruisce da solo? Metto il succo di muro nel muro. Tu sei pronto col cassillo acchittato. E inserisco. Leggiamo le istruzioni. Vitare, spremere. Falpermizzami la dina. Oddio, oddio. Vai, 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 vai. Aspetta, aspetta, aspetta. Oddio. Ok, prossimo. No, no, no. Il buon vecchio infila e spruzza. Prego, riempilo come non hai mai riempito. Deve sembrare un enorme graffen. Pieno di crema. Oh, lo sto colmando. Questa cosa è immontabile. Bene, è il momento di applicare lieve pressione.
Dobbiamo attaccare questa cosa al muro. Vediamo se sono state posizionate nella posizione. No. Oh no. Oh no! Indovina chi dovrà allargare dei buchi oggi? Ma l'insegna del fallimento. No, giuro che ci abbiamo provato in tutti i modi possibili a iniziare e concludere una storia, un progetto, ma evidentemente non sa da fare. La settimana prossima, forse basta. Adesso quindi c'è il parlato di Matteo Bruno che fa... Allora, quello che voglio dirvi è che delle volte è possibile... Invece questa settimana finisce qui. Mettete like se siete tristi come noi e commentate con Acciderbolina se siete arrabbiati come noi. Ci vediamo la prossima settimana, ciao! Facciamo quella cosa che ce ne andiamo fuori poco? No, non c'è niente, è nero, guarda, ci vedo un po' di mano su, sull'endcard, guarda. Se cliccare giù...